Oh, buongiorno, buongiorno a tutti. Perché buongiorno? Perché questo video doveva uscire ieri sera in realtà, ma a causa di Trenitalia e dei suoi imprevedibili quanto scandalosi ritardi, beh, non ho fatto in tempo, ma non me ne frega niente. Perché? Perché questo video è per festeggiare i 90.000 iscritti qui sul canale. Vi rendete conto? 90.000 iscritti. Beh, mi fa sempre impressione solo nominarli e quindi non posso fare altro che ringraziarvi tutti quanti per il vostro supporto. E quale migliore occasione per unire questa bella celebrazione, insomma, almeno per me, con l'unboxing di iPhone XR, che sì, io chiamerò XR per comodità, anche perché mi sta simpatico come nome. Ma prima di iniziare l'unboxing di questo succosissimo nuovo device di Apple, come sempre vi chiedo di supportare il canale con un like qui sotto e poi vi chiedo un'altra cosa, dai, suggeritemi qui sotto nei commenti un'idea per fare un video speciale in occasione dei 100.000 iscritti, traguardo che io aspetto veramente da tantissimo tempo. Se avete qualche idea, scrivetemela qui sotto e io la valuterò. Vorrei fare qualcosa di particolare, qualcosa di speciale per festeggiare. Ma detto questo, direi di partire con l'unboxing di un dispositivo che io ve lo dicevo, me lo sentivo, potrebbe essere davvero molto, molto più interessante di quello che avremmo immaginato alla presentazione di Apple. Io l'ho già toccato con mano e devo dire che è veramente un cioccolatino, guardate qua. La mia è la versione rossa, Product Red, che poi è quella che già conosciamo perché è arrivata su altri modelli di iPhone. Io ho visto anche gli altri colori. I miei preferiti sono appunto il rosso e il blu. Gli altri sono carini, però insomma non sono propriamente di mio gusto. Ma dai, apriamo la scatola. Ah, scatola bellissima, tra il resto, con dei particolari esattamente in tinta con quello che è il dispositivo. Rosso che già intravediamo qui all'interno dei cartoncini. Infatti, questa è la versione limitata Product Red, che è diversa da tutte le altre, però la dotazione è sempre la stessa. Ed ecco qua iPhone XR o XR, come preferite, nella colorazione rossa, confezione di XR che praticamente ha la stessa dotazione di iPhone XS, praticamente, quindi cuffiette, cavo e alimentatore che purtroppo non è rapido, ma in questo caso potrei anche accettarlo perché è un dispositivo che, come sappiamo, ha del prezzo molto più economico rispetto al top di gamma. Ed eccolo qui, io direi di fare la seconda sessione di pellicola. Ah, wow, fa sempre il suo bel effetto questa colorazione rossa con il retro totalmente in vetro e un frame in alluminio satinato che è davvero, davvero bello sia da vedere che da toccare. E rispetto alle vecchie versioni di Product Red, qui c'è un frontale totalmente nero perché ovviamente è molto molto simile a quello di iPhone X e di iPhone XS. Mentre lo accendo vi dico anche che le dimensioni sono intermedie tra appunto iPhone XS e XS Max. Questo è un 6,1 pollici, è un dispositivo che è interessantissimo perché nonostante costi meno, molto meno rispetto appunto alla versione XS, offre praticamente lo stesso hardware del fratello maggiore, fatta eccezione per alcuni particolari che poi andremo a vedere insieme. Ma a questo punto voglio iniziare subito la configurazione e poi parliamo anche del display. Allora, configurazione terminata, come vi dicevo, quindi stesso hardware del fratello maggiore. Quindi dove stanno le differenze? Beh, principalmente nel display, che non è un OLED, ma è un LCD. Beh, se ne sono dette tante su questo LCD perché pare che la risoluzione non fosse sufficiente per questo prezzo, in realtà guardandolo con mano, e io vi dico sempre, meglio sempre guardare con gli occhi, provarle prima di giudicare, è un display veramente molto molto buono. Certo, è differente rispetto all'OLED di iPhone XS, però
effettivamente comunque è un bel display. Dov'è la differenza? La differenza si nota sui bordi, che sono più spessi rispetto a quelli del fratello maggiore. Questo perché l'LCD è un display differente che va illuminato e quindi dal punto di vista ingegneristico non si poteva fare nulla di meglio. In realtà però vediamo che le cornici sono perfettamente regolari e curve come piace a me. Chiaramente c'è lo stesso notch che c'è sulla versione maggiore. Altra differenza è la fotocamera. Qui ce n'è solo una, ma è la stessa fotocamera grandangolare di iPhone XS, quindi con le stesse prestazioni. La differenza sta nel fatto che non c'è la seconda fotocamera, quella con lo zoom. Quindi si possono fare sì i ritratti sfruttando le capacità del Neural Engine, però si possono fare unicamente a soggetti, quindi a persone, e non a cose come invece è possibile fare con la seconda fotocamera fisica. Altra differenza sostanziale è che non c'è il 3D Touch, quindi se andiamo a premere le icone andremo ad attivare la disattivazione delle applicazioni, tranne per il menu delle impostazioni, dove esiste invece un finto 3D Touch che funziona esattamente come il modello maggiore. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è una cosa un po' particolare da sapere. Sappiate che se prenderete iPhone XR c'è questa possibilità. Come vedete, in mano ci sta bene, è molto molto più maneggevole rispetto alla mia versione Max, che adesso non vi posso fare vedere perché è qui sopra che fa la ripresa verticale. E sì, è molto comodo da tenere in mano, quindi buona l'ergonomia. Dal punto di vista estetico devo dire che è un dispositivo estremamente gradevole. Mi piace anche il flash in questa posizione. Chiaramente viene a mancare la fotocamera a semaforo alla quale ormai ci siamo abituati. Ok, ho preso iPhone X, lo metto qui vicino per farvi vedere sia la differenza di dimensioni, sia la differenza della cornice, che effettivamente sul 10 è più sottile, quindi meno evidente rispetto al XR, sia per il display che, vabbè, forse da telecamera non si riesce a vedere, però effettivamente l'OLED chiaramente è più definito e più qualitativo rispetto all'LCD. Però vi ripeto, è un ottimo display. Secondo me questo è un dispositivo che potrebbe diventare, non dico un best buy, ma un'ottima opzione per tutti coloro che vogliono cambiare il loro vecchio iPhone ma non hanno intenzione di investire una cifra importante per comprare il top di gamma, e quindi si possono accontentare di un dispositivo che comunque ha un hardware assolutamente aggiornatissimo ed è lo stesso del fratello maggiore. Non interessa magari la seconda fotocamera perché l'unica presente è comunque performante come quella del fratello maggiore, e in più si possono scegliere dei colori che sono davvero bellissimi. Ve lo ripeto, l'azzurro è molto molto bello, ma anche l'arancione mi ha colpito proprio perché è molto particolare. Insomma, mi immagino chi vuole qualcosa di diverso, sicuramente questo è un dispositivo da prendere in considerazione. Chiaramente poi tutte le considerazioni finali, le valutazioni su questo dispositivo, le domande a cui cercherò di rispondere verranno al termine del mio periodo di prova, quando realizzerò un video dedicato proprio a lui. Però devo dire che sono davvero contento, questo è un dispositivo che mi stuzzica parecchio la curiosità, perché voglio capire se spendendo qualcosina meno si può avere comunque un dispositivo valido e alternativo per entrare nel mondo Apple. Molti di voi infatti mi chiedono su Instagram soprattutto se conviene comprare iPhone XR oppure cercare un X dell'anno scorso, magari usato, di qualche rimasuglio di magazzino. Beh, ecco, questa è la prima domanda a cui io vorrò rispondere. Adesso lui verrà con me, farà un po' di giornate impegnative e poi vi parlerò di lui approfonditamente in un video dedicato. Chiaramente io non posso fare altro che ringraziarvi ancora una volta, innanzitutto per seguirmi sempre con grande grande affetto. Ormai siamo tantissimi qui sul canale e io ne sono felicissimo. Quindi se siete capitati qui a vedere questo video e non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo come tutti gli altri, attivando la campanellina delle notifiche. E beh, io non posso fare altro quindi che ringraziarvi e dirvi che ci vedremo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.